Un venerdì da Leonesse con la rubrica Vediamoci Chiara, amiche di Antenna 1 e non solo, perché ci sono tanti maschietti, lo so, in ascolto, che prendono appunti e si preoccupano per le loro partner e fanno bene. Allora, benvenuta la nostra psicologa e sessuologa, amica Patrizia, la dottoressa Patrizia Pezzella, benvenuta. Un saluto a tutti coloro che sono in ascolto e grazie per amica, Simona. Allora, argomento pruriginoso oggi, 8 in senso di ironia divertita per parlare di sex toys. Che cosa sono? I sexy toys sono degli oggetti sessuali e sono specifici, ma alcuni possono essere di uso comune. Pensiamo a un pennellino da trucco, a quello che può essere un foulard. A quello che talvolta anche lo spazzolino da denti elettrico. La fantasia corre, quindi è anche una cosa un po' più accessibile, cioè. Sì, infatti possono essere utilizzati non soltanto, quindi oggetti che chissà per quali grandi trasgressioni, possono anche essere piccole trasgressioni, Simona. Sono tante le persone che fanno uso di questi oggetti? Sono sia uomini che donne e spesso sono utilizzati anche dalla coppia, quindi non hanno soltanto un uso personale, individuale. Quando è giusto usarli e chiaramente contraltare quando non è giusto usarli. E il fatto che possano essere utilizzati in coppia, diventano anche l'occasione per poter dialogare sulle tematiche, legate alla sessualità e anche su quelle possono essere le proprie fantasie. L'utilizzo, da un punto di vista, individuale può essere, utile alle persone che hanno delle disabilità e quindi in questo possono svolgere, ecco, una funzione legata ad una condizione di benessere sessuale che ricordiamoci che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera un elemento della qualità della vita. Bene, allora siamo ai saluti con una punta di tristezza, però tu torni venerdì prossimo. Contaci, Simona, sarò qui. Allora diamo appuntamento agli amici e alle amiche, di Antenna 1 con la rubrica Vediamoci Chiara, venerdì alle ore 11. E intanto buona musica con Patrizia che ci saluta. Un saluto a tutti.